Enrico, ciao. Insieme a me a vedere il banco di tutta questa cosa abbiamo una notaia, Chiara, facciamo un applauso. Che segnerà tutti quanti voci che voi farà la lezione, tutta la matematica per assicurarsi che ogni cosa sia perfetta. Molto bene. A questo punto. Ok, ah, piatti anche i 3 minuti di... No, ok, c'è una comunicazione qui... Va bene, tutto chiaro, va bene, ok, a questo punto, dopo questo momento di scambio di idee, vi farò Sacrifice, che è una poesia che ho scritto appunto io, che siamo ancora in parte, si chiama Solo. L'ho lasciata dentro la maglia che mi sono tolto prima, cominciamo benissimo. Finché sono le finestre aperte, sono con la pianta, voi saranno un shock. Questa si chiama Solchi. Allora, per comprenderla, vi dico una cosa. Io qui parlo di buchi del terreno. Descrivo dei buchi dentro al terreno, quelli che fa un aratro, qualcun altro, con uno strumento. Ogni volta che parlo di questo solco, sto descrivendo una persona, perché ognuno di noi, in questo mondo immaginario, è un solco nella terra. La nostra 6,3. Io perdo il gesso qui dopo perché è un posto diverso. Eccoci. 24,5 per Alessandro. Bene, è il turno, lo accogliamo anche noi con un grandissimo applauso di Eugenio Griffoni. Cesena Ancona 11545, che è il numero di regionale della luce. E fatto. Sarà un anno che ci mettiamo i cuoricini sui post. Io e i tuoi scatti, i disegni, tu a quei pipponi dei miei testi sul mare, poi capita che ci troviamo per caso sul regionale. Non proprio per caso, perché era tutto calcolato. E incominciamo a parlare, no, ma che dico? A correre con le bocche che poi la tua... Lasciamo stare. Non risparmiamo niente al nostro viaggio astrale, manco quei disgraziati che gli piasse in carro armato dei colpi che ci hanno fatto star male, o le sborne colossali di Cave e tu, per i vicoli di Venezia, con Debussy. Io felice un po' sbavato gioco l'asso di bastoni arricciandomi con garbo il baffo e metto in mostra il papillon azzurro coi tuccani. È nuovo, ecco, tipo una bici. Poi mi tuona sull'orecchio l'allarme Trenitalia, mi cade il mio cardio dall'etere sospeso. Canaglia! Urlo! Ce ne sbattiamo la ciolla noi se siamo già a Pesaro, ma Cristo benedetto, tu sorridi, no, tu ridi. E penso che fortuna la mia oggi mi sorride col viso luminoso di sta bella creatura che non sa, non sospetta, che dietro al papillon e l'occhiale alla Rubeck si nasconde un'erezione perfetta che arrossa pure me perché lei ha guance di fuoco e velata voce di sirena. Porta al collo un punto luce che mi sveglia dal suo sguardo tirandomi giù al petto che batte, lo vedo, traspare vicino al seno tra le righe della maglia. Fuori c'è battaglia, l'esercito delle nuvole assedia il sole. Lasciamo perdere tutto, vorrei dirti, l'allarme, le fermate, i passeggeri. Lasciamoci andare in tutto, in corpi, balli e fuochi. Grazie.
Va bene, ci siamo. Ciao a tutti. Benvenuti a Intermission questa sera. Di voce versa, ora è un'introduzione un pochino strana presentare così una serata. Bene, i ragazzi di voce versa organizzano eventi specificamente poetry slam, presentazioni di libri e spettacoli qui nella zona di Cesena e di Forlì, e negli ultimi anni hanno fatto diversi poetry slam, ma non hanno mai fatto quello che faranno questa sera, cioè sfidarsi tra di loro, perché anche loro scrivono e sono attori, per capire chi è il migliore della squadra. Generalmente non partecipano ai loro stessi eventi, perché ovviamente danno lo spazio ad altri scrittori, altri poeti per scontrarsi in questo tipo di format, diciamo. E invece questa sera li abbiamo qui sul palco. Quindi intanto gli farei un applauso. Ora, per cominciare, come dico, vorrei spiegare brevemente di che cosa si tratta.